Mario Adinolfi, buongiorno direttore. Buongiorno. Buongiorno Sara Manfuso, ben ritrovati entrambi. Buongiorno a voi. Direttore, secondo me nel pezzo c'era una parte molto sincera, cioè quella della mamma che dice: ma io preferirei che una figlia femmina non facesse la camionista. È così, direttore, secondo te? Perché c'è una verità innegabile, ma sono i fatti a raccontarcelo. Su 100.000 camionisti saranno 10 le donne, quindi i fatti sono sempre testardi. È complicato provare a raccontare che donne e uomini sono uguali, e per fortuna c'era uno statista che diceva: vive la petite différence, viva la piccola differenza che c'è fra uomo e donna. E c'è, è inevitabile, ed è bene riconoscerla, perché schiacciare tutto in un indistinto di genere è un errore grave, è un errore, è un torto che si fa alle donne principalmente. Credo che invece riconoscere che esistano ruoli maschili e ruoli femminili abbia una sua evidenza di natura. Anche sul lavoro. I fatti di natura è un errore che poi si paga in termini di natura, perché ciò che ne deriva è un indistinto in cui, diceva un filosofo, tutte le vacche sono nere, e non è un non è una cosa buona. Non ho ben capito cosa vuol dire. Il filosofo lo spiegò molto chiaramente. Il tema che tutto è uguale rende la bellezza della diversità di ciascuno di noi illeggibile. Allora, voglio sentire... La notte in cui tutte le vacche sono nere è qualcosa che, se non è leggibile, la bella non serve, che c'è tra essere perdiamo, maschio e essere perdiamo femmina. I dettagli. E quindi noi viviamo in un contesto in cui rendiamo tutto unisex nella cosiddetta identità di genere, che non esiste se viene affiancata uomo-donna, non esiste nella differenza evidente che c'è nella fotografia che rappresentate in studio fra me e Sara. Siamo due persone evidentemente... Questo effettivamente è abbastanza evidente. Il segreto è che ogni tanto ci incontriamo anche a giardini pubblici con i rispettivi figli. Manfuso, no, è vero? Ma sono ruoli differenti. Manfuso, voglio sapere... Vi fermo, scusate, stiamo sul tema. Io che sono donna, e ci vai anche tu che sei uomo con i figli, che è una cosa bella. Vedi che non c'è una distinzione così netta anche tra le competenze. Perché il ruolo paterno è diverso dal ruolo materno. È una cosa che vuole dire. Ma noi ci finiamo tutti. Non credo al papà che fa il mammo. Non credo al papà che fa il mammo. Allora, un attimo, Mario, scusa, ti fermo un attimo. Manfuso, ruoli diversi tra uomo e donna sul lavoro. Ma è così per natura. Ma assolutamente no. Tra l'altro voglio rispondere alla colta citazione di Mario, filosofica, perché poi una formazione... No, per carità, poi non le capisco io dopo. No, dopo me le dovete spiegare, perché stiamo sulla... Francesco, no, non vogliono essere cose, come dire, lucubrazioni, vuole essere una cosa molto spiccia e semplice. Non esistono solo fatti, ma interpretazioni. I fatti sono sempre portatori di un messaggio. Il fatto di dire esiste un lavoro da uomo, esiste un lavoro da donna, vuol dire precludere alle persone, indipendentemente dal genere, ma dovendosi invece basare sul merito, le stesse possibilità, le cosiddette pari opportunità. Noi donne possiamo fare tante cose, tutte le cose che fanno gli uomini, con un piccolo limite che magari può essere quello fisico per alcuni mestieri, ma io voglio uscire da questo medioevo culturale, pensando anche che una buona prevenzione a livello informativo, scolastico e familiare possa aiutare le future generazioni a capire che sia i futuri uomini che le future donne possono fare le medesime cose e ben ugualmente. Ad esempio, Francesco, a partire parlavamo con Mario dei bambini, dei giocattoli. Noi vediamo che i giocattoli sono spesso portatori di un messaggio che è quello della discriminazione di genere. Le bambine giocano con cosa? Con le pentoline, con la bambolina, perché il loro luogo quale sarà? Sarà la cucina. Mentre i maschietti cosa fanno? Gli attrezzi, i giochi scientifici. Ecco, noi dovremmo iniziare a combattere le discriminazioni partendo da questi. Assolutamente sì, Francesco, questo mi interessa molto. Pensa che follia. Adesso i bambini devono giocare con la ruspa, e i bambini con la bambola. Guarda che lo scelgono naturalmente. Mario, no. È una scelta naturale.
lo fanno naturalmente. Mi fermo un attimo perché mi interessa molto, ora questa battuta dello scienziato poi si è scontrato col fatto che il Nobel per la fisica è stato dato a 3 persone, una di queste era donna. Guardiamo il servizio. Chissà cosa avrà pensato lo studioso Alessandro Strumia quando ieri il Nobel alla fisica è stato assegnato anche alla canadese Donna Strickland, pioniera degli studi sul laser. Solo pochi giorni fa il professore aveva dichiarato che la fisica non è donna, finendo in un vortice di polemiche che gli è costato la sospensione dal CERN, il celebre centro di ricerca ginevrino. Ma per confutare la pretesa superiorità maschile era sufficiente considerare il folto gruppo di donne che ha raggiunto i vertici nel mondo della scienza e non solo, a cominciare dalle compianti Rita Levi Montalcini, Nobel per la medicina, e Margherita Hack, astrofisica di fama internazionale. E che talento e versatilità possano essere donna, lo certifica anche Samantha Cristoforetti, ingegnere e astronauta, prima italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea. Un momento stai facendo scienza, un momento stai facendo manutenzione, quindi bisogna cambiare con rapidità da un tipo di attività ad un'altra. Donne che eccellono, e non solo nel campo della scienza. Basti pensare alla segretaria generale CGL Susanna Camusso, emersa in un ambiente prettamente maschile, o per guardare fuori dai nostri confini, alla 38enne premier neozelandese Jacinda Ardern, che oltre ad aver dimostrato una precoce abilità politica, è diventata paladina della maternità per aver partecipato a un vertice ONU, portando con sé la figlia di 3 mesi, Neve. Man, I feel like a woman. Allora, ho finito il tempo praticamente. Mario, una domanda: ma l'intelligenza delle donne e degli uomini è diversa? Io penso che sia oggettivamente una differenza, e quel professore che è finito sotto processo per aver detto un'ovvietà, cioè uomini e donne sono diversi, e non c'è niente da fare, avete fatto un servizio sulle eccezioni, ma gli ultimi 55 anni di Nobel per la fisica sono stati 55 anni di Nobel per la fisica uomini, e non può essere un caso. Guardatevi un bellissimo documentario, si chiama Il paradosso norvegese, su YouTube, dove in Norvegia è imposta per legge la parità di genere, ma non c'è niente da fare, contro la natura non puoi andare. Manfuso, immagino che lei sia invece intestata. C'è un dato culturale, perché noi donne dobbiamo essere agevolate, un attimo, dei tempi famiglia-lavoro, perché altrimenti noi, il tempo che avete voi per dedicarvi agli studi e agli impegni, non magari noi riusciremo anche meglio, perché ce l'abbiamo, Grazie a Sara Manfuso, grazie a Mario Pinolfi, vi voglio invitare per parlare dei giocattoli, ci vediamo tra poco.